Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo video e stavo aspettando tantissimo per registrare questo video perché si tratta di tutte le novità Fenty Beauty e le ho qui da un po', però non potevo testarle perché ero parecchio abbronzata e il fondotinta non matchava assolutamente col mio colore. Adesso mi sono un attimo sbiancata rispetto appunto qualche settimana fa, quindi direi di usarlo. E direi di iniziare col video, ma ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un pollice in su se vi piacciono questi generi di video. Allora. Quindi sono molto curiosa di provare queste cose perché, come sapete, appunto avevo il fondotinta precedente che era il Pro Filter, che però nasceva per pelli comunque grasse. Io ho una pelle normale tendente al secco, quindi a me quel fondotinta non mi faceva impazzire, sinceramente neanche il correttore, mi seccava un sacco di contorno occhi e delle zone intorno al viso. Infatti vi lascio al video dove appunto provo quei prodotti. Quindi questi nuovi prodotti, quindi parlerò del fondo e del primer, invece nascono proprio per le pelli secche. Quindi è un fondotinta idratante che lo andiamo a vedere dopo e anche il Pro Filter Hydrating Primer, appunto Soft Milk, ma ci sono in questa colorazione che è tipo rosino, è appunto un primer idratante. E quindi direi di provarlo su metà viso, facciamo col primer e metà senza, così vediamo se si notano queste differenze. Allora, la consistenza che sembra tipo proprio una crema. Il profumo mi ricorda una crema solare, sinceramente. È molto confortevole, molto morbido, molto un misto secondo me tra crema e gel questo primer. Molto curiosa di provare questo primer idratante, appunto, che per adesso mi piace, poi vediamo se effettivamente farà quello che promette, con il Pro Filter, il fondotinta, quello della scorsa stagione, appunto, perché magari idratando così molto molto la pelle sotto mi potrebbe piacere poter rivalutarlo, visto che è ancora qui. E il Pro Filter io ce l'avevo nella colorazione 190, che secondo me non era proprio l'ideale per me. Dopodiché passiamo alla stesura del fondotinta, eccolo qui, sempre si chiama Pro Filter, però è appunto la versione idratante. Il packaging cambia completamente perché quello vecchio era in vetro, questo qui invece ha un tubettino, perché non mette a fuoco, ok, di plastica, sempre con la pompettina, quindi è molto comodo. Diciamo che per il trasporto magari, ecco, meglio questo, così non si spacca, perché questo qui è in vetro, quindi bisogna prestare molta attenzione, poi questo pesa di più e questo invece è molto più leggero. All'interno abbiamo esattamente la stessa quantità di prodotto, cioè 32 ml. E come dicevo, questo qui l'avevo preso nella colorazione 190, mentre questo qui ho voluto cambiare colorazione prendendo la 210. Ora vi dico cosa dicono di questi seguenti colori. Per me, più colorazioni ci sono, più sottotoni ci sono, e per me, considerate che io scelgo tutti i fondotinta non provandoli e ci ho sempre preso, ecco, quello di Fenty Beauty e quelli della NARS mi creano dei grossi problemi. E infatti, secondo me, io ancora non ho azzeccato la tonalità perfetta. Ma adesso vi dico cosa dicono di queste due colorazioni. Ecco, appunto, ho preso il telefono. La colorazione 190, che è il vecchio Pro Filter, quindi quello per la pelle grassa, quindi numero 190, lo danno, diciamo, lo indicano per le pelli for light to medium skin with warm undertones, quindi per pelli da chiare a medie con sottotono caldo, il 190. Mentre il 210, che è il Pro Filter, quello idratante, quindi quello nuovo, lo danno sempre for light to medium skin with warm neutral undertones. Quindi, cioè,
è un casino. È sempre per pellicchiare, da pellicchiare a medie con sottotono warm neutral, quindi caldo neutro, lo indicano così. Io in genere prendo sempre fondotinte con sottotono neutro, perché secondo me io non sono né sottotono giallo, né sottotono rosa, o né sottotono freddo, né sottotono caldo, in base alle case, come vogliono chiamarlo, insomma. Almeno questo è quello che penso io. Cioè, direi di andare con la stesura del fondotinta e lo consigliano di stenderlo col nuovo pennello che è il Kabuki Buff Foundation Brush, che è questo qui. Lo andiamo ad aprire, molto bello. Tutti i pennelli di Fenty dicono che sono favolosi. È il primo che io possiedo, questo qua. Quindi direi, sono proprio curiosa di provarlo. Le setole sono veramente morbidissime. Ecco, questo è il pennello che nasce proprio per la stesura di questo fondotinta. Quindi, come vedete, molto fitto. Wow, va bene, direi di stenderlo. È molto liquido il fondo, quindi inizierei con un pump, sinceramente, poi vediamo. Mamma mia, molto coprente. Poi ricordatevi sempre che questo fondotinta ossida, o meglio, dicono che alcune colorazioni ossidano più di altre. Quindi stiamo a vedere. Penso che per questo fondotinta dovrei recarmi da Sephora e farmelo proprio testare per trovare proprio la mia tonalità perfetta. Vabbè, calcolate che ancora questo non è il mio colore di pelle perché sono molto più bianca, ancora ho un po' di abbronzatura, ecco. Allora, la stesura è molto veloce e il pennello mi piace un sacco. Allora, ve lo faccio vedere da vicino. Ovviamente è solo fondotinta. Questa metà l'ho appunto messa, questo qui ancora no. E devo dire che per essere comunque idratante, lo trovo molto coprente. Ok, facciamo anche l'altro lato del viso. Proseguiamo col correttore Pro Filter classico. Ok, direi di usare tutti i prodotti Fenty perché non vedo il senso di usarli con un altro correttore, ecco. Anche in questo caso questo correttore io non l'avevo per nulla amato. Colorazione 150, quindi è molto chiaro. È molto pastoso. Infatti ne ho messo già troppo. Ok, dopo aver steso il correttore direi di passare alla cipria, sempre Pro Filter, la Instant Retouch Setting Powder nella colorazione Butter. Io ho preso la Mini Size, eccola qua. C'è diverse colorazioni, proviamola subito, tutte ne parlano molto bene. Che carina, dentro anche la mini spugnettina. Devo rimuovere l'adesivo dove è forato con le iniziali FB, non so se riuscite a notarlo. Ok, andiamo a fissare il tutto. Ecco, però non mi trovo tanto bene con questa spugnettina, quindi direi che vado con un pennellone. Ok, dopo aver fissato il tutto, vado con la nuova matita per le sopracciglia. Questa sono molto curiosa di provarla. La Brow MVP nella colorazione Dark Brown. Anche qui ci sono varie, molte colorazioni, molti sottotoni. Spero questa di averla seccata. E direi di provarla.
Una particolarità, volevo farvi vedere questo spazzolino che sembra un mini spazzolino da denti. Ecco, devo dire che io mi trovo molto meglio con questo spazzolino, che è molto più morbido rispetto a quelli che mettono in rotazione nelle altre matite, che secondo me sono durissimi. Ti raschiano via proprio tutta la pelle, non so cosa ne pensate. Comunque, c'è la mina retraibile così. E andiamo con l'applicazione. Ok, sopracciglia disegnate, devo dire che la colorazione mi piace un sacco, secondo me è perfetta. La mia, appunto, come vi dicevo, la dark brown è secondo me proprio perfetta per le mie sopracciglia, mi piace un sacco. L'unica cosa che ho trovato, secondo me, la mina è molto molto dura. Non so, forse perché se è nuova, forse magari devo scaldarla un attimino, dalle prossime applicazioni si ammorbidisce, questo non ve lo so dire, ma mi sembra parecchio dura, ecco, però il risultato mi piace, guardate. Molto naturale, quindi assolutamente la sopracciglia mi piace, la sopracciglia, la matita per sopracciglia mi piace un sacco. La cipria devo dire anche, è molto buona anche la profumazione, molto delicata, anche se sapete che io non è che sono un amante di cipria, dato che in teoria non ne ho bisogno, però quando uso fondotinta così idratanti con primer sotto idratanti, ecco, minimo fisso sempre, almeno il contorno occhi, senza esagerare ovviamente perché sennò si stacca tutto e non mi piace assolutamente, però direi di continuare e direi di passare al blush. Utilizziamo sempre questo di Fenty, questo qui, queste due colorazioni. Prendo un grosso pennellone, prendo tutti e due i colori e mi ero dimenticata che era così pigmentato, però ci piace. Ok, dopodiché direi di esagerare tutto con ovviamente l'illuminante Trophy Wife, che è questo qui, tutto conoscete. Con un pennellino, questo qui della Real Techniques, quindi uso questo ventaglio per dare un effetto un po' più soft perché è molto power ed è molto glitteroso. Non so se notate. Col dito. Vado a fare un punto luce giusto centrale così. Metto un po' qui, però come potete vedere non è un illuminante da tutti i giorni, assolutamente questo lo sconsiglio. Cioè, un illuminante power secondo me per una festa, un evento, una serata, qualcosa di particolare, anche perché è molto dorato, ragazze, ed è molto glitteroso. Non dà solo l'effetto luminoso, proprio lascia glitter, non so se li vedete. Però, vabbè, ogni tanto ci piace anche così. Direi di finire tutto col mascara e torno da voi con le conclusioni. Allora, conclusioni per questo make-up che spero vi piaccia. Ve lo zoomo un po' più da vicino. Allora, primer, questa parte dove ho messo il primer effettivamente mi sembra più idratata rispetto a questa, però può essere anche un effetto così giusto per, no? Come si dice, placebo. Un'impressione così guardandomi allo specchio, poi magari diciamo che i suoi meriti li ha anche col tempo che magari mantiene
di più il fondo. Questo ve lo posso dire solo successivamente. Adesso sono le 2:15 del pomeriggio, magari adesso devo uscire, devo fare delle commissioni. Quando torno vi faccio un aggiornamento, che secondo me non è male. Così potete vedere anche come se si è spostato il make-up, logicamente. Allora, sinceramente la colorazione mi sembra, guardandomi, mi sembra perfetta adesso che è passato una decina di minuti. Ho fatto off camera solo, ho messo solo il mascara. Potevo mettere anche l'eyeliner di Fenty Beauty, l'eyeliner. Vabbè, non importa, insomma, diciamo che era più centrato su queste novità. Quindi il primer, per adesso, secondo me, ha provato e può essere utile, soprattutto se avete anche l'altro fondo da usare con quello, che secondo me può essere una buona combo. Il fondotinta non mi dispiace, sinceramente, se dovete comprare un fondotinta idratante, secondo me ce ne sono di migliori, però anche questo aspetta a dare un giudizio definitivo, lo dico solo guardandomi il viso, anche perché a me sembra abbastanza coprente, ecco, l'effetto è molto naturale. Sì, dai, sì. Ecco, poi se siete appassionati di Fenty, che volete per forza, va bene. Ma secondo me ci sono valide alternative, tipo quello della Too Faced. Come si chiama? Born This Way. Born This Way della Too Faced, secondo me è molto molto valido. Il correttore non è niente di nuovo, sapete che non mi sono mai trovata bene. Ma vabbè, la cipria non mi sembra male, ma la punta di diamante, secondo me, è la matita per le sopracciglia che mi piace tantissimo. È veramente identico al mio colore di sopracciglia e mi piace, mi piace, mi piace. Per il resto, vabbè, il Trophy Wipe e il duo col blush illuminante non sono cose nuove, quindi inutile dirvi che per me sono approvati. E quindi sono curiosa di sapere se anche voi avete testato questo fondotinta col primer e la matita per le sopracciglia. Fatemi sapere tutto quello che pensate. Fatemi sapere se vi piace questo look. Io vi mando un bacio e ci vediamo tra poco con gli aggiornamenti. Ciao! Ciao ragazze, eccomi tornata da questo giro. Poche parole, non so se vedete il mio background, ma è diverso rispetto al solito perché sto facendo dei cambiamenti per la mia makeup station. E quindi adesso dovrò mettermi a montare tutti i mobili dell'IKEA. E brevemente vi volevo far vedere, dopo esattamente 2 ore, senza neanche farlo apposta, sono le 16:15. E voi direte, effettivamente sono passate 2 ore, voglio dire, cioè mi aspetto che comunque questo fondotinta, che insomma è costoso, cioè sia impeccabile come appena messo. Quindi andiamolo a vedere da vicino. Beh, non è sempre così comunque scontato, anche se passano solo 2 ore, rimane impeccabile. Allora, mi metto lo zoom al massimo. Come vedete, a me non mi piace assolutamente il contorno occhi, non so se vedete, sembra che ho le rughe di una quarantenne, cioè ti enfatizza pure le rughe che non hai. Questo correttore per me è pessimo, oserei dire pessimo. Per quanto riguarda il fondo, mi piace molto, l'illuminante, il blush, la cipria, mi piace tutto. Non vedo rimedi per questo correttore, perché anche fissandolo con la stessa cipria della Fenty Beauty, questo qui appunto che vi ho mostrato prima, la Pro Filter nella colorazione Butter, non cambia assolutamente nulla, perché come vedete il correttore si sposta completamente in tutte le pieghe. Detto ciò, vabbè, questa recensione non era per il correttore ma per il fondo, e devo dire poi che non noto sinceramente una differenza tra questa parte che è senza il primer e questa che ha il primer. Vi dico la sincera verità. Se voi notate una differenza fatemelo sapere. Ripeto, sono passate solo 2 ore. Ecco, magari da qui a una tempistica di 6 cambia qualcosa, ma magari vi aggiorno tra poco. Ciao ragazze, eccomi qui. Allora, vi faccio subito vedere l'ora, perché non si dicono bugie. Sono le 8:53, quindi sono quasi le 9. Il trucco l'avevo fatto alle 2:15, come vi ricordate. Infatti adesso sono molto stanca perché abbiamo fatto tutte quelle cose. Appunto, come dicevo, abbiamo fatto due commissioni, cioè siamo andati all'IKEA a comprare dei mobili. Sono tornati a casa, abbiamo montato i mobili, abbiamo fatto merenda. Siamo usciti con i cani, abbiamo giocato con i cani.
siamo tornati, abbiamo finito le ultime cose dei mobiletti e cosa? Ah, ok, ho mangiato, ho bevuto un frullato di frutta e mi sono messa a riordinare la cosa che ho comprato all'IKEA, che appunto, come vi dicevo, fa parte della mia makeup station. Di solito appunto io registravo nell'altro senso, infatti adesso vedrete qualcosa di nuovo, ma troverò qualcosa di più carino da mettere perché effettivamente lo sfondo era più bello prima. Però io sono molto più comoda adesso e ho molto più spazio adesso. Infatti, se poi volete un video dedicato, nel caso registrerò la mia organizzazione, diciamo. E comunque, bando alle ciance, sono qui per farvi vedere il make-up, quindi il fondo, come ha resistito dopo quasi praticamente 6 ore. Quindi mi avvicino. Ok. Ovviamente io non ho fatto alcun tipo di ritocco, oggi era una giornata calda, infatti tra il pomeriggio c'erano 27 gradi, ho fatto un sacco di cose e come vi dicevo non ho fatto assolutamente nessun ritocco, quindi per me è assolutamente un sì questo fondotinta, anche se all'inizio appunto vi dicevo la first impression che è insomma. Ce n'erano altri fondotinta di altrettanto validi. Devo dire che comunque ha tenuto e devo anche dire che la parte dove c'è il primer secondo me la vedo più uniforme rispetto a questa, almeno quello che mi sembra. Comunque vi avvicino, vi faccio vedere. Correttore sempre sotto discorso, ma per il resto la tenuta e la resa secondo me è molto 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 buona, è molto alta. Quindi spero che questo tipo di video vi sia piaciuto, il primo video che faccio così dove appunto registro anche un po' al tempo successivo, giusto perché è giusto comunque far vedere, oltre che dire una first impression, far vedere nel corso del tempo, della giornata, come cambiano il make-up, come dura, eccetera, eccetera. Quindi questo è il risultato su di me, che ho una pelle normale tenuta a secco, non sono stata attenta a nulla, cioè ho mangiato, bevuto, mi sono sporcata. Però come potete vedere, ripeto, il risultato è ancora soddisfacente. E niente, quindi adesso io vado che sono molto stanca, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!